Gli arbitri della partita sono la signora Luana Crignon di Cormons e Pagano di Torre Annunziata. Cronometrista il signor Bertini della sezione di Empoli. Attenzione, l'anticipo netto di Pasquariello. Pasquariello si accentra, si libera il tiro. La respinta di Bardelli. E poi Alfieri. Prova a distendersi in avanti. L'Assangio, gran palla in aria. Iannicelli, il tiro, gol. Il vantaggio dell'Assangio Valnese. Ricordo immagini di Galilei Gini. Commento oggi in vero un po' svociato del vostro PPF per Paolo Fognani. Ce ne scusiamo, ma male di stagione hanno ridotto la potenza vocale, mettiamola così. Prova Ballinano, l'ingresso in area, la puntata fermata al momento della conclusione, poi scivola sul pallone, lo gioca da terra e il gol da terra di Ballinano. Le proteste della San Giovannese, ma Ballinano pareggia, il gol è convalidato. Viene purtroppo espulso Mister Toria per proteste. Mai ruba palla intanto, attenzione Di Lalla, bello il movimento Di Lalla, scappa Di Lalla, il tiro Calabai, gol! E questo è il Prato, se accelera è una squadra che sa far male. Calabai gol, Prato in vantaggio. 15 minuti e 32 secondi, il Prato passa. Di Lalla non filtra, vince un rimpallo, attenzione, poi lavora bene il pallone. Prova a liberarsi al tiro, mi sembra, addirittura vince un sacco di rimpalli, gol di Ballinano, ma che lavoro di Di Lalla, che poi forse si fa male, spero di no, è rimasto a terra. Ballinano, gol del 3-1, e allora 3-1 di Ballinano. Si è rialzato Di Lalla per fortuna. 17:36, sentite l'Extraforum. Iannicelli, ancora Festa per il passaggio di ritorno, si libera bene, attenzione, il tiro, gol, gran gol di Festa. Che girata, e di mezzo alle distanze, gran gol di Festa esattamente a metà del secondo tempo, 3-2. 10 minuti ed 11 secondi, e lo stavamo dicendo, il Prato ha sbagliato troppe volte. Pasquariello non riesce a trovare Bonifacio, 3-2, attenzione, esce Cerri, porta vuota, il tiro, gol, il pareggio di Bonifacio, il pareggio di Bonifacio, col Prato tutto a farfalle. 10:53, 3 pari. Bonifacio. Fischia l'arbitro, parte Quattrini. Pasquariello, e la palla è dentro, il Prato in vantaggio, Pasquariello gol. Ha trovato il varco giusto Omar Pasquariello su punizione. Il Prato rimette il naso avanti. Omar Pasquariello. Rimessa in attacco della Sangio, sbagliata, c'è Calamai. Calamai a porta vuota, attenzione, il tiro, gol di Calamai. Euro gol di Calamai della sua tre quarti. 18 minuti e 23 secondi. La Sangio per mettere il portiere d'attacco, ha tardato quell'attimo di troppo. E il Prato l'ha colpita con Calamai. 5-3.